Ciao amici di Italia Top Games, questa settimana non mi sta andando tanto bene il giro, però vabbè, vediamo di cambiare verso e portare a casa questa vittoria contro la Juve. Allora, iniziamo a fare qualche cambio. Bene, anche Politano è giù, mettiamo dentro Mertens, mettiamo di là. Oddio, anche Osimhen è giù, vediamo un po' allora cosa fare. Mettiamo Elmas, mettiamo qui Elmas. Sì, gli piace Elmas qui. Koulibaly sempre giù, Di Lorenzo giù, ragazzi, ma dai, proprio. Allora, Di Lorenzo, vediamo ma qui come sta, sta così, anche se non mi fa impazzire, ma qui Manolas, Ospina è giù, mettiamo dentro Meret. Adesso ci siamo con le condizioni, qua tutti giù, solo Petagna, Demme, ma Anghissà e Fabian Ruiz vanno bene qui. Vie laterali, io direi di giocare in contropiede veloce avendo Mertens e vediamo un po' come va. Dopo il pareggio con il Milan, che però alla fine abbiamo perso ai rigori ad oltranza, e così vanno le cose, si vince, si perde, si vince, si perde, si perde, si vince, si pareggia e si perde anche. Va bene, buonasera, eccoci qua all'Allianz Stadium, speriamo bene. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, sono una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. Mertens gonfia la rete ed è subito spettacolo. Che gol! Sapeva che vediamo. La squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Un tiro incantevole che va a battezzare l'angolo e non lascia scampo al portiere. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Sceglie di andare per vie verticali. Ecco Morata, Dybala. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Rabiot. Ecco Dybala. Ci prova con un pallone profondo. Ha spazio sulla fascia. Si libera la grande. Attenzione al tiro. Piffa l'estremo difensore. Il vantaggio è durato una manciata di minuti e siamo di nuovo pari. La squadra avversaria ha rallentato un po' dopo il gol del vantaggio. Loro sono stati bravi ad aumentare il ritmo, cogliendoli di sorpresa e rimettendo subito la partita in parità. Questo lo ricorderà come uno dei gol più facili realizzati in carriera. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che conclusione. Ci prova di nuovo. No, grande parata dell'estremo difensore. Allarga il gioco a destra. Ah, che brutto passaggio. Insigne. Arthur. Che brutto passaggio, due. Vendetta. Buona dose di equilibrio in campo, un match che può cambiare da un momento all'altro. Prova a darla profonda nello spazio. Crossa il pallone a centro area. Mal qui. Pallone interessante, in verticale. Effetto al cross. C'è il colpo di testa! Mario Rui. Ancora dentro. Parata di Szczęsny. Mamma mia. Paolo Dybala. Ha già lasciato il segno oggi. Col tiro, no,
Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. Si è liberato bene e aveva lo specchio della porta davanti a sé. Avrebbe potuto fare molto meglio da quella posizione. Allarga e gioco con pallone a sinistra. Ecco Dybala. Vede lo scatto e cerca la profondità. Può liberare il tiro. Palla intercettata. Malqui. Rabiot. Non può sbagliare. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Occhio al tiro. Pallone fuori davvero di pochissimo. Gran peccato. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Rabiot, autore di un assist oggi. Prova a darla profonda nello spazio. Fa male i calcoli, il pallone non passa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Ecco Morata. Dybala con una buona possibilità. Prova la soluzione in fascia. Ok, buono. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Sceglie di andare per vie verticali. Cuadrado. Arthur. Ci prova con un pallone profondo. No! Prova la conclusione! E adesso possono tornare a controllare il match. Un gol facile facile, anche troppo direi. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Tiro di Zielinski! Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Arthur. Paolo Dybala. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Ecco un'occasione di contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. Mertens! E dai, però, ma perché le sbaglia tutte? Locatelli ci mette il fisico e conquista il pallone. Vede lo scatto e cerca la profondità. Locatelli. Dybala. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Adesso. L'arbitro rischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un calcio. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Un primo tempo di grande calcio. Con tutti giù, vaci, tutti giù, tutti giù. Solo Petagna, Demba. Lasciamo così, ragazzi. Squadra a riposo. Non c'è analisi tecnica che tenga per riassumere questa prima frazione di gara. Sono stati 45 minuti di gioco semplicemente imperdibili. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Prova il tiro! Sì. E il pallone finisce in rete. E il Napoli segna il gol del pareggio. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Nuovamente in parità. Non mollano mai. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Ecco Cuadrado. Locatelli. Riceve un pallone in bravo Marquit, bravissimo. Palla Bernardeschi. Ok. Bernardeschi. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Beh, questo no. È un passaggio quantomeno discutibile. Bernardeschi. Bravo. Se ne va. Può vedere la porta da lì.
rubare palloni così non è mai un caso, sapeva già tutto e anticipa l'avversario. C'è la palla lunga in avanti, errore qui, pallone sprecato, ci prova con un pallone profondo. Cuadrado, ecco Dybala, prova a darla profonda nello spazio, cerca lo spunto, conclusione, no, no. Incredibile, migliore per andare in vantaggio, lasciato indisturbato, non sbaglia l'appuntamento con la rete, gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. L'affluenza di quest'oggi adesso conduce, anche se solo con un gol di scarto. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Pallone interessante, in verticale. Può cercare il taglio in mezzo. No. Pallone lungo, in verticale. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Vede lo scatto e cerca la profondità. Dybala. Elmas sceglie di andare per vie verticali. Rabiot. Locatelli. Passaggio sulla destra. E passa. Arriva a cross di Cuadrado. Forse qui avrebbe potuto fare un po' meglio. Peccato. Troppa forza, un pallone per nessuno. Palla riconquistata immediatamente. Martens ha la possibilità di andare verso la porta. E riuscito al tiro. Sì. E c'è la rete. E il Napoli segna il gol del pareggio. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Non l'ha passata a nessuno e a quanto pare una volta tanto ha fatto bene a giocare da solo. Qui merita tutti gli applausi. Hanno ritrovato la parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Si libera la grande. Ottima lettura di gioco, recupera palla. Ah, che rischio. No, che passaggio ad minchia. Ecco Dybala sulla destra. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. No. Ci prova con un pallone profondo. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Vede lo scatto e cerca la profondità. Attenzione, può avanzare e tirare. Perché? Che ha fatto? Non ho capito niente. Fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Dybala sceglie di andare per via verticale. Chance per tirare. Che errore qui. Ah, ragazzi, che rischio. Disegnare. Peccato. Fabio, non si possono sbagliare occasioni del genere. Potrebbero non averla un'altra opportunità. Arthur. Ecco Dybala. Volata, opportunità. Guadagna metri. È un grande riflesso qui. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Se ne va. Lorenzo Insigne. Che grande parata. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Lorenzo Insigne ha spazio per cercare il gol. Ancora benzina per cercare l'ultimo affondo o forse il colpo di fortuna decisivo. No. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Dybala prova a darla profonda nello spazio e passa. Può colpire.
Altra opportunità, ma hanno sbagliato ancora. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Tutti si preparano a saltare. Si butta per incontrare. No. Un'invenzione incredibile di Locatelli. Un gol che parla da solo. Ragazzi, vabbè. Questa settimana va così, sto incontrando gente brava, che vi devo dire. Gran gol. Gran gol. Per il tempismo e la scelta audace di tuffarsi. Finita. Mamma mia, ragazzi, che settimana difficile. Vabbè, è dura. Al prossimo video, ciao.